Vediamo l'esercizio 11. Leggere un array e dire se contiene numeri duplicati. In particolare, stampare quali sono i numeri duplicati e quante volte questi compaiono. Leggiamo come al solito l'array. Copio questa parte per far prima. Ok, quindi solita costruzione dell'array e inserisci l'elemento. A questo punto potremmo fare intanto, vediamo una versione intanto semplice del problema. Scorro l'array, v.length i++, ok. E a questo punto potremmo, facciamo così, var x uguale a v di i. Adesso voglio vedere x quante volte compare nell'array. Non stiamo grosso modo tanto a pensare ottimizzazioni. Facciamo un secondo ciclo for. Prepariamo un contatore. Se v di j è uguale a x, allora cont più. A questo punto posso dire if cont maggiore di 1, allora vuol dire che l'elemento è duplicato e posso ad esempio stampare document.write, ad esempio stampiamo x più quante volte compare, che è cont. Ok? C'è ancora un problema, in questo caso vediamo, ci siamo l'elemento 1, 1, 2, 3, 4. Ok, ci siamo dimenticati il br, mettiamolo per chiarezza. Uno, due, tre, quattro. Vedete, il problema in questo caso è che gli elementi vengono duplicati, perché chiaramente quando trovo il primo 1, scorro tutti gli array e vedo che esiste un secondo 1, e viceversa, quando trovo il secondo 1, ripartendo dall'inizio, trovo che esisteva il primo 1. Okay? Quindi praticamente potremmo fare un ulteriore array. Per evitare questa cosa qua potremmo fare un ulteriore array che lo chiamo zeta, che tenga conto di quali elementi ho già stampato. Ok? Quindi, prima di proseguire in questo caso, devo verificare che x non sia nell'array zeta. Se, e altrimenti farò un continue, altrimenti potrò fare z.push, ad esempio, x, per indicare che quell'elemento lì è già presente dentro all'array. Quindi l'operazione che devo fare a questo punto è: se x è già presente dentro z, continua il ciclo in modo da non creare duplicati. Scorriamo zeta, for j uguale 0, minore di z.length j++, se z di j è uguale ad x, ho trovato un'equivalenza, a questo punto devo uscire dal ciclo.
qui posso, facciamolo così, una variabile trovato uguale a false. Se ho trovato l'equivalenza metterò trovato uguale a true. If trovato continue. Uno, uno, due, tre, quattro. C'è ancora un problema, solo forse che non ho salvato la pagina. 1, 1, 2, 3, 4. Questa volta viene soltanto visualizzato una volta. Proviamo a farne 1, 1, 2, 2, 3. Giustamente vengono entrambi i numeri duplicati soltanto una volta. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5 volte. Ok? Quindi in particolare quest'ultimo pezzo che ho aggiunto, questo è un... È un vettore che terrà conto degli elementi che sono già usciti. Ogni volta cerco nel vettore se per caso l'elemento che sto considerando è uno di quelli che è già uscito. Se è già uscito, continue, vado avanti col ciclo alla prossima iterazione. Altrimenti metto Z tra gli elementi che sono già usciti per non considerarlo una volta ulteriormente.